In questo momento, al quindicesimo stato d'avanzamento dei lavori, che è stato fatto proprio il 31-12, abbiamo speso 12 milioni e 500 mila euro. Sui 16,500, diciamo, di importo a base eh, d'asta eh, dell'impresa che ha, si è aggiudicata la, la gara. La MEDIL è un consorzio stabile SCPA di Benevento, con la società esecutrice consortile Don Blasco. Quindi siamo esattamente al 76 di tutto diciamo, il finanziamento dell'opera. Come sapete, eh, abbiamo avuto. Gli intoppi strada facendo eh, derivanti dall'ordigno bellico, dalla la situazione del Covid, eh, derivanti dai problemi di, della Rifotrans, quale nostre spalle che ci ha causato ritardi, ben tre ricorsi eh, al Tarret e due ricorsi al CGA che sono stati eh, superati dal comune e quindi ora si sta lavorando allo smaltimento di tutti diciamo, i rifiuti che sono contenuti in quest'area. dove che si potrà collegare questa zona dove siamo noi di via Mare Grosso con la zona di via Industriale e la rotatoria di Zaera, che già opera e' pronta e che oggi avrete modo di vedere. Molti pensieri ci sono stati in questi 30 anni, eh, fin quando non si è finalmente individuato un finanziamento che potesse eh, dare eh, diciamo, soddisfazione a quello che era l'esigenza del Comune, ma non soltanto dell'area dello Stretto, perché questo progetto, pensate, eh, che ha avuto nel 1989 un accordo quadro dell'area dello Stretto tra le città di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina, il Ministero del, dei Trasporti e, del, eh, e, e Navigazione e, e Ferroviari, dello Stato, eh, ha avuto questo iter lungo e quindi fin quando non si è trovato la fonte di finanziamento che per fortuna... La Regione poi ha individuato in dei finanziamenti che erano specifici per le attività di collegamento tra le zone portuali e gli svincoli autostradali, ecco quello è stato il momento importante e finalmente dove abbiamo visto un futuro, una concretezza, perché nonostante il fatto che è stata necessaria una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cosiddetta ordinanza di sicurezza per Messina, di protezione civile all'epoca eh, sottoscritta dal Presidente del Consiglio all'epoca Berlusconi, eh, in pratica. Poi soltanto col finanziamento concreto si è potuto partire e quindi con gli espropri di tutta l'attività espropriativa, con l'accordo con le ferrovie dello Stato, perché gran parte dello scalo merci Santa Cecilia è stato destinato al nuovo passaggio della nuova strada, quindi a seguito delle rimodulazioni nell'ambito ferroviario di aree non più disponibili, non più necessarie allo svolgimento delle attività ferroviarie, si è potuto fare questo accordo e quindi il Comune di Messina con la Rete Ferroviaria Italiana ha potuto finalmente siglare questo accordo e procedere alla realizzazione della strada. Un'opera che ha la sua genesi quasi un trentennio fa e che vari, nelle varie amministrazioni è stata caratterizzata da tutta una serie di intoppi. Al nostro insediamento abbiamo registrato, pur se i lavori erano stati appaltati, tutta una serie di criticità, eh, criticità che sono state prontamente risolte e che hanno permesso di poter oggi aprire 3 km su 3 ,8 km 8 di tracciato. Eh, ovviamente non possiamo che essere soddisfatti di questo grandissimo risultato e il merito va da iscriversi sicuramente eh, in tutti i lavoratori, l'impresa, la direzione lavori, il RUP e l'amministrazione che ha saputo supportare passo dopo passo tutte queste componenti per la risoluzione delle varie criticità.